gentili colleghi, ritengo che questa dichiarazione di voto vi terrà impegnati solo qualche minuto, ma veramente qualche minuto, perché è una dichiarazione di voto che anticipo favorevole su questo provvedimento, che ha ben poco da aggiungere al nostro relatore Pillon, a tutti gli interventi che ci sono stati prima, ma qualche considerazione forse va fatta, e la considerazione più importante credo che sia quella non di ricordare i 36 anni che sono trascorsi, diciamo, in tutta questa storia del Tribunale di Bari. Io ritengo fare un ringraziamento invece al Governo, perché non ha voluto utilizzare alcun strumento politico, non ha voluto strumentalizzare una vicenda che è una vicenda che lega la Puglia, Bari, che è il capoluogo, da 15 anni di inefficienza delle amministrazioni che si sono susseguite, due dell'attuale Presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, che è stato sindaco di Bari per 10 anni, nonché magistrato di quella procura e di quel tribunale, cinque dell'attuale sindaco, che è anche un ingegnere e che ha visitato per 4 anni e mezzo ad oggi quel tribunale per ragioni istituzionali, e solo qualche mese fa, un mese fa, si è reso conto dell'inagibilità di un edificio. E la cosa che mi sembra più assurda è che una parte di questa opposizione, mi riferisco a Forza Italia, lo capisco nei confronti del PD, non riesca a far emergere questo tipo di problema, non riesca a ringraziare il Governo e questo, diciamo, Parlamento e questa maggioranza nel Senato, non riesca a ringraziarla per aver messo questa toppa, come ha detto il nostro relatore, a un provvedimento e a un problema annoso della comunità della Puglia, del capoluogo di regione. Ci siamo resi conto solo adesso, diciamo, delle enormi falle, ci siamo resi conto adesso, diciamo, che questo provvedimento non andava fatto. Noi abbiamo voluto semplicemente togliere da una tenso struttura, senatore Vitali, i suoi colleghi avvocati, i suoi colleghi magistrati, gli imputati che hanno diritto a non stare da 32 a 40 gradi sotto al sole in questo periodo dell'anno a svolgere dei processi. Lo abbiamo fatto senza mai tirare fuori il problema, che è un problema veramente molto importante, che è il problema dell'edilizia giudiziaria, che non atteneva a questo governo ma ai 5 anni di governo precedente del PD, che è legato alle 2 amministrazioni e alla terza del sindaco attuale. Quindi io mi sarei aspettato, almeno da parte vostra, e mi aspetto ancora, un cambio di passo nel voto che potete esprimere nel voto finale, per appoggiare il governo e questa maggioranza nel dare dignità a chi, nel nome del popolo italiano, deve essere rispettato e tolto da una tendopoli. Grazie Presidente. Grazie senatore Morti. È scritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.